Il ministro per il Sud, la coesione territoriale Mara Carfagna e l'ambasciatore dell'Ucraina presso la Santa Sede, Andrew Jurash, hanno visitato il centro di accoglienza di Cerchio in cui sono ospitati mamme e bambini ucraini, allestito in tempi record, e il museo civico del paese. E oggi credo che sia una giornata straordinaria, se potete pure permettermelo, storica per l'Abruzzo. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede è un'autorità di governo, il ministro Carfagna, una delle massime autorità di governo, vengono in questa piccola comunità a manifestare, a festeggiare il senso della pace con i bambini, con questi ragazzi del nostro territorio. Io credo sia una giornata straordinaria, va ricordata perché noi siamo tutti proiettati, non dobbiamo mai dimenticare il sentimento di pace e soprattutto dobbiamo tenere sempre alto questo sentimento in mezzo alla popolazione e dobbiamo sensibilizzare quanto più possibile tutti. Presenti gli amministratori del territorio e regionali, nonché studenti, docenti del mondo della scuola e autorità civili, militari e religiose. Per tutto questo diciamo grazie, grazie di cuore a tutti coloro. Guardi, la mia visita serve a valorizzare un sentimento molto diffuso nel nostro paese che forse è stato poco valorizzato e poco raccontato in questi primi 100 giorni dall'aggressione russa in Ucraina. Parlo della solidarietà, parlo dell'umanità, parlo dell'amore con cui le famiglie italiane si sono prese cura dei tanti bambini e delle tante donne che qui in Italia hanno provato a cercare rifugio dalle brutalità dell'invasione russa. Mi dà sollievo pensare che tanti innocenti sono riusciti a mettersi in salvo nel nostro paese e mi rende orgogliosa sapere che il mio paese, il nostro paese, è riuscito a proteggerli, a offrire loro sicurezza e avviare alla scuola tanti bambini in comuni grandi e piccoli che hanno avviato esperienze come quella di Cerchio. Це дуже надихаюча річ, яка показує. Questo evento è molto particolare perché tra i nostri paesi ci sono tantissimi chilometri, ma questa solidarietà ci unisce e non ci sono questi chilometri, non ci si sentono, siamo uniti. Я дивлюся на Vedo queste mamme con questi bambini e sono felici, come fioriscono i fiori nella primavera, anche loro rinfioriscono dopo questi tragici eventi avvenuti in Ucraina, adesso fioriscono e sono felici.